Anna! Oh! Ci sei? Sì, ora sì. Ok, allora iniziamo. 3, 2, 1, via! Allora! Smettila! Papà, papà, ho imparato a cantare. Ho sentito. A scuola. E facciamo sempre allora... Non ti porto più a scuola se fate no, queste papà, cose. Papà, mi piace la scuola. L'ho capito, perché va bene. Non ci sono mai maestri. Vero. Comunque vieni con me. Ho visto che ci sono un sacco di miglioramenti e novità. Pronto ad adottare un bambino. Ce l'ho già il bambino. Ce l'ho io il bambino. Guarda, voleva portarmi ad adottarne un altro. Evidentemente non andiamo vai bene. Che cos'è? C'è una novità bellissima. Papà, guarda quanto è bella questa tutta rosa. È bella, sì, mamma mia. Anche la questa voglio. Blu. No, aspetta, è il papà che deve scegliere le mani. Io anzi no. Faccio brum brum. Attendi. Allora io propongo una cosa. Sai che il papà è seguito su YouTube, no? Tu lo sai, sì. No? Ecco. Sì. Allora il papà chiede ai suoi veri leoni e le vere leonesse, che sono bravissimi e bellissimi, di scegliere per la famiglia Lion una supercar. Abbiamo a scendi che devo guardare le supercar. Scendi! Scendi! Okay. Allora, ci abbiamo il modello blu Super Sport Gran GT. Poi abbiamo il modello Carota Super Fast. E poi infine abbiamo la Rosellina Super Veloce e Carina, ok? Sì, super veloce e carina. Allora, voi dovete votare. Nei commenti vi metto anche il sondaggio. Dovete votare blu, arancione o rosa per scegliere quale sarà la nostra supercar, ok? Ma papà. Tu andiamo, i tuoi fan si chiamano Veri Leoni e Veri Leonesse. Esatto. Io ce li ho i fan. Sì, si chiamano Veri Sbanunelli e Vere Sbanunelle. Veri Banunelli. Banunelli e Banunelle, esattamente. Banunelli, allora, Banunelli. Vieni con me. Purtroppo dobbiamo andare a vedere nella nursery, perché a quanto pare questo aggiornamento che c'è stato nella nostra modalità preferita ha rovinato qualcosa. E allora noi dobbiamo andare a controllare. Lo so. I regali, papà, i regali. No, basta regali. C'è la moda cavallo. Basta regali. Abbiamo speso troppo e tutti quanti con quei regali. Poi erano una fregatura la maggior parte delle volte. Era proprio fregoso. Allora, qua c'è Anna, che sei sempre ciao, tu Anna. E ci fa il tutorial, perché però a noi non ci interessa. Io non voglio. Cos'è questo? Papà, che cos'è questo tubo? Non lo so, era quello che ti stavo chiedendo anch'io. Secondo me se ti ci metto dentro diventi grande. Però io non voglio, perché si chiama Age-O-Matic, che vuol dire età automatica, capito? Quindi probabilmente... E quindi ti fa... Quindi a te ti fa diventare più vecchio? No, a me mi fa diventare bambino! Aspetta! Cioè, no, non voglio comprare no, una nuova casa. No, voglio pure a me, mi volevano prendere i soldini. No, quella è una nuova casa, bimbina. Quella lì noi non la vogliamo, perché noi viviamo bene nella nostra, giusto? Sì, ci piace la nostra casa con il letto sulla parete. Ma guarda qui, c'è anche una limousine. Porca miseria. Guarda quanti posti, ma tanto noi siamo solo due, non siamo ci serve. Questa è per le famiglie, quelle lì con 50 quelle membri abbondanti. All'interno. Cioè, non è per noi. Allora noi adesso, sai cosa facciamo? Vuoi giocare, però io vorrei una cosa carina. Cioè, ho comprato un sacco di soldi. Ho 3.800 dollari. Vorrei spenderli in qualche modo, un pochino. Che dici, papà, ti compro? Tieni. Porca miseria, un con questi regalino regali. Per te, tieni. Tanto io lo so. Aspetta, No, lasciami. Va bene, allora, io lo so che tu mi hai comprato il regalino nella speranza che io ti compri un regalone. No, non è vero, è perché io ho guadagnato i soldini per te. C'era dentro una pozione, la bevo. Che cosa fa? Salute! L'ho bevuta, credo. No, te la posso dare solo a te. Ah, è una pozione di cura. Tienitela, ma chi se ne frega. Allora, ti compro un regalo di quelli massicci, ok? No, papà, sì, regalo! Però poi basta e poi andiamo a giocare, Sono pronta, apro! Vai, apri! Apro! Apri! Bello! Cosa c'è? No! Ti è uscita la cosa leggendaria! Guarda! Non ci posso credere! Guarda! Lo sapevo, papà! Lo sapevo! Ferma! Guarda che figata! Cioè, questa qua se ne sarebbe andata per sempre in 2 giorni e 10 ore. Sì. Ed era l'oggetto leggendario tra tutti quanti. Oh, abbiamo fatto bene! Io lo sapevo! Guarda, guadagnando pure i soldini! Porca miseria, non ci posso credere! Me la fai provare? Cioè, mi sono emozionata troppo e adesso devo fare la doccia. Che schifo, ti sei pisciata. Scendi giù! Guarda che bello! Però questa adesso c'è la pipì tua.
Porca miseria, no, non la puoi guidare tu. No, è solo per te, però è bellissima. Va bene, allora dai, ti aspetto a casa. Babbo. Vabbè, aspetta, tanto anche io. Mi scappa della morte, papà. Dai, vieni, ti riposo. Risalici a bordo, risalici a bordo. Andiamo, scendi però. Aspetta, io papà si prende pure lui un veicolo, va bene così? Ti raggiunge velocemente. Ecco guarda qua. Così abbiamo tutte e due la moto. Bravissima, andiamo, andiamo. Brimme. Però dobbiamo andare a fare. Ma papà, non guidare. Aspetta, dobbiamo andare a giocare. Ma io devo fare la doccia a giocare. Va bene, va bene, va bene. Allora andiamo a fare la doccia. Vieni a casa, dove sei? Mi ha perso. Come ti ha perso? Nel turno. Vai a casa. Aspetta casa, dentro casa. Vorrei scendere. Ok, eccomi qua. Andiamo. Aspettami, che mi aspettami. Devi buttare tu nella vasca. Ti butto io nella vasca. Papà, vieni qua. Ho tanti problemi. Va bene, adesso li risolviamo uno a uno. Entra nella vasca e stai zitta, perché stai parlando troppo e stai facendo venire il mal di testa al papà. Hai Puta capito? Papà. Oh. Allora, fammi vedere un attimo. Papà voleva comprare qualcosa per la casa prima di andare a fare l'attività di oggi, perché tu hai bisogno di divertirti, ok? Sì. Quindi il papà compra papà sta pensando di comprare un bellissimo poster, ok? C'è tipo un questo poter. Un poster. Cosa ti ha detto il papà? Che devi stare più zittina, perché fai un sacco di casino oggi. Ecco qui questo poster qua, che ci ricorda quella volta, se ti ricordi, che siamo andati a fare l'escape del serpente gigante. Te lo ricordi? Era paura. No, non piangere. Stai tranquilla, Per renderti più felice, papà ti compra anche una cosa per te. Guarda cosa ti compra il papà. Cosa mi compri, papà? I palloncini. I palloncini. Li mettiamo proprio qui dentro, in questa stanzetta tua, che è un affollata tipo scatola di sardine. E papà te li colloca. Belli pallonini. Te li mette lì. Ti piace? Belli pallonini. E benissimo. Adesso andiamo a fare l'attività. Vieni con me, che c'hai bisogno di fare energia, di spendere le tue energie. Se no, poi se non giochi mai, diventi grassottella. Sali sulla. Sali sulla moto. No, vai. Quanto è mio te. Brava, sali. Mi. Ok, adesso. Mi sono perse, papà. Ed è qui dietro, vieni da me. Il battuto contro le macchine ricchissime. Benissimo, adesso le dobbiamo pagare. Andiamo, forza. E dobbiamo andare verso il parco giochi. Quindi, da questo, questa parte. È questo il parco giochi, papà. Ah, sì, hai ragione. Dobbiamo entrare dentro la casetta hobby, ok? Hobby casa. Qui, brava. Arrivo. Corri, sei lenta, scendi da quella moto, scendi. E parti dalla ciao moda. Vabbè, guarda che se la perdi papà si arrabbia, quella è roba leggendaria, Leggendosa. Leggendosa, sì. Allora, qui dobbiamo andare in uno di questi, ok? Possiamo scegliere. Mini World, mi piace un Mini World. Aspetta, non lo so, io volevo andare in quello che aveva il pavimento di lava in realtà, però non mi ricordo qual era. Tu te lo ricordi? Cent Ruin. Proviamo in Centruin. Nel caso non è quello, usciamo, va bene? Allora, questo qui, se avevi ragione, è papà, questo. Ma è brutto. È qui vero. Si cade, fa pluff nella lava. Proviamo. Papà! Vedi che sei tornata qui, non è successo niente. Ma dai, non piangere. Papà ti voleva lavare nella lava, va bene? Ma io... La lava lava bene, eh. Andiamo a vedere quest'altro. Papà fa brutte battute, vabbè, papà non belle. Fa ridere per niente. Saranno belle le tue. Basta con sto Adoption Party, non ne voglio altri. Oh, adesso qui non c'è il pavimento di lava. Però ma io volevo... non mi piace neanche quello. Io volevo il pavimento di lava, ok? Pavimento di... Allora ti è questo di sopra. Di sopra c'è quello che si chiama Tiny Easy. No, quello non può essere. Andiamo, vediamo Lonely... Pyramid. Eccolo! Lo sapevo! Porca miseria, questo qui è agguerrito, Sei pronta? Facciamo questo, Sì. Allora, vieni. Attenta però, che papà, qua è tutto lava. Che dobbiamo fare... Papà, sono morta. Ma fai schifo nel parkour. Ma dobbiamo fare insieme, perché tu mi porti in braccio, no? Ma, scusa, allora lo devo fare solo io. No, capito. Sono morta di nuovo, papà. Ah, porca miseria, vieni qui, ti porto in braccio, va bene, no, papà. No, io ce la faccio, io sei imparo sicura? Come il papà. Qui sì, però. Qui papà, è difficile. Che? Papà, ok, ce l'ho fatta. Bravissima, aspetta che qui è difficile. Vieni qui che papà ti pre...
sono morta. Allora, vieni da papà e papà ti prende in braccio, va bene? Sì, papà prende in braccio perché... a Bimbo Cipina. E poi, tra l'altro, questa lava sembra molto fosforescente. Io non so voi ragazzi da casa se la vedete bene, ma io da qui sto vedendo un po'... Sembra di essere in una specie di film in 3D. Papà qua ha rischiato di morirci parecchio. Però bravo, papà... papà! Porca miseria! No, papà! Vai bene, mi sono arrabbiato. Non facciamolo più, va bene? Niente più. E mi ha fatto arrabbiare. Porca andiamo su quello, guarda, quello... Quello ship, facile. Shipback Bay. No, dov'è? Quello c'è l'acqua, Shipback. No, è quello... troppo difficile. Facciamo quello più facile, questo qui, Mini World, va bene? Ma Mini World c'è la culla, c'è come il bambino io. Allora non va bene, non va bene. E quale facciamo? Scusa. Quello tenislet. Lonely Peak, Lonely Peak, Lonely Peak. Lonely Peak. Oh, questo qua è facile. Il papà ti porta dritta dritta alla fine, va bene? Sì. Guarda, guarda il papà com'è bravo. Fai come si passa qui. Fisciata. Ah, ok, ok, papà è bravo. Papà lo sa fare tutto quanto in un colpo. Papà è morto. Cosa è successo? Stai in braccio. Ho fatto i splufeten nel cielo. Ma scusa, no, non possiamo tipo dividerci un po'. Faccio io, un po' mi prendi in braccio e fai tu, no? Io non sono abbastanza forte, non pesi tanto. Aspetta, papà! Siamo caduti. Cos'è? Mi ero aggrappato con te. Tipo, guarda, ti uso come spelonca per aggrapparmi. E sali numero. Come non si può? Aspetta, ok. Aspetta. Dici che dobbiamo saltarci in testa? È impossibile. Prova, prova. Ah, sì, così fa. Vieni, saltati. Ho detto, preso. No! Papà! Torna qui! Papà! Vabbè, senti, vado via. Arrangiati. No, ciao! Papà! Ci vediamo in un'altra vita quando diremo tutti e due pannocchie. Allora, pannocchie. Dai che ce la fai, su, forza. Qua però io non ci salgo. È venuto notte salita. Tanto tempo che ci hai messo. Forza. Ma ce l'ho fatta, io ho fatto da sola però. Papà, tu invece mi sei dovuto saltare sulla cucuccia. Non è vero, non è vero. Hai visto male, io pure ho fatto da sola. Io corro come una bestia. Comunque il sistema di controllo figli mi sta dicendo che hai sonno, ok? Sì, è vero, sonno. Ma non ce io salto e quindi brava. Mi addormento mentre salto. Ecco, abbiamo finito. È qui la fine. Vieni, vieni, vieni. Dov'è la fine, papà? Qui è facilissimo. Sali sopra. Non ce la faccio. Devo tornare indietro. Sì, papà, porca papà, miseria. Papà. Aspetta. Vieni, vieni, sali, sali. Dove io sei? Mi batto la testa. Aspetta, sali. Ok, ti ho preso. Ferma però, ferma. Ferma. Guarda, lì c'è not me. Sto cercando un altro figlio perché tu vai schifo con i parkour. Ho capito. Vabbè, vabbè, andiamo cosa a dormire. Abbiamo vinto, papà. Abbiamo vinto un trofeo. Un trofeo. In basso a destra c'è un trofeo. Bello. Bello. Bellino. Non so se abbiamo vinto anche dei soldi. Mi sa di no, la cosa no, mi fa un po' arrabbiare. Soldi. Allora, prendi la mia mota. Brava, prendi la mota. Brava, così. Ok, così. Non mi investire. Prendi la mota. Giriamo così. Allora, io in penna, papà, io in penna. Brum. Non impennare, ti butto nel fiume, Stai attento. Come si impenna, papà? Non lo so, non si impenna. Vai, vai lì. Brava, così. Sì. Ok, andiamo a casa adesso. Tu fai la ninnisma, va bene, ninnismi. Scendi. Vieni, vieni, papà, ninnismi. Ok. Perfettissimo. Adesso papà ti butta nel letto, brava, così vai. Vai. No, no, su di me. Perfetto, bravissimo. Perfetto, ok. Allora adesso anche papà se ne approfitta e si siede nel suo trono. Hai fame? Scusa, sì. Ma hai fame mentre dormi? Sì, ho la fame notturna. Te la fai passare, c'è il cuscino, non lo so. Benissimo. Per questa volta il papà può ritenersi anche soddisfatto. Abbiamo ottenuto quel mega pony. Cos'è successo? Sono caduto giù dal letto. Siediti nel trono di papà. Dai, sì. Mettiamo tutti e due insieme così che papà ti culla e ti addormi di nuovo, culone. Va bene? Culone? Culone. Dici le parolacce? No! Queste le impari a scuola, ti gonfio, ti gonfio. Stai zitta. Oh, per questa volta è tutto ragazzi. Mi raccomando, lasciate un bel pollice su se volete vedere degli altri episodi e votate la supercar che dobbiamo comprare. La rosa, l'arancione o la blu? Per questa volta è tutto e da Lion la piccolissima Spina out. Ciao. Vi compaiono altri video e passate anche dal canale Lion Lab tutti che trovate subito qui. Ciao.